Lutto nel mondo del cinema. È morta a 72 anni oggi Peggy Lipton, la cameriera di Twin Peaks. Aveva 72 anni. Aveva fatto molto scalpore, molto successo con la serie I segreti di Twin Peaks, però lei aveva debuttato nel cinema nel 1968 con Due occhi di ghiaccio. Poi seguono Patto di guerra e Soggetti proibiti e cambio di identità. Oltre che attrice, era anche una cantante, tanto da esibirsi in diverse performance. Quella più celebre è Anche gli uccelli uccidono. Poi nel 2002 ha recitato in teatro nei monologhi della vagina e successivamente, qualche anno più tardi, è uscita anche la sua autobiografia in cui ha confessato di essere stata abusata da bambina dallo zio e di aver avuto problemi di droga e di alcol. Nel 1990 David Lynch ha scritturata per apparire nella serie TV di grande successo, che ha avuto anche un grande successo non solo negli Stati Uniti, ma anche in Italia. Peggy interpreta una cameriera del diner di Twin Peaks dall'oscuro passato. Si vocifera che ha avuto un flirt con Elvis Presley e per un breve periodo anche con Paul McCartney.